conclusione dei lavori di pulizia dell'alveo del torrente Macchia, il sindaco di Giarre, Angelo Danna, annuncia l'intenzione di installare delle telecamere di sorveglianza. Questo torrente finalmente, almeno dalla parte che va dalla Piazza Immacolata fino all'alveo di Santa Maria la Strada, è veramente pulito come mai. Credo che anche persone che hanno i capelli più bianchi dei miei, come mi hanno riferito in questi giorni, hanno trovato una situazione che non avevano mai visto. Veramente si vede che è un torrente, un fiume. Ieri noi abbiamo provveduto a distanza di pochi giorni dal termine dell'attività, perché il contratto dei forestali che hanno operato scadeva il 30 di settembre. Il 3 di ottobre, il 4 di ottobre siamo intervenuti, hanno portato via tutto il materiale che era stato ammassato nell'alveo, sono stati caricati diversi scarabili, quindi parliamo di tonnellate e tonnellate di materiale. Il fatto aggiuntivo che noi adesso andremo a fare è quello intanto di piazzare delle telecamere. Queste telecamere in passato c'erano, però erano malfunzionanti, sono state riparate, verranno rimesse in funzione, perché quantomeno questo ci permetterà sia di essere un deterrente ma eventualmente anche in una logica repressiva. E nello stesso tempo concorderemo, oggi ho una riunione operativa con il responsabile del dipartimento competente per capire se possiamo anche limitare l'accesso, perché nel torrente, nella zona di Santa Maria la Strada, esistono 3-4 punti di accesso. Noi vorremmo limitarne il più possibile, lasciare libero solamente la strada, quella pubblica, per cui la telecamera ha da visualizzare un'area ben circoscritta e questo dovrebbe permetterci di aiutarci di più. Abbiamo ripristinato nel torrente Macchia, abbiamo sistemato tutta la vegetazione che era abbastanza cadente, che era all'interno della zona del flusso dell'acqua, quindi abbiamo messo in sicurezza il territorio. Abbiamo assolutamente collaborato con il comune, quindi anche la sinergia fa sì che i lavori possano essere fatti con più dovizia di particolare e con più attenzione. Chiaramente questo è un territorio che ha delle problematiche, ci sono diversi torrenti, noi siamo a valle di paesi, penso a Mascoli in particolare, Annunziata verso Santa Maria la Strada, ma penso a Sant'Alfio, Milo, Santa Venerina e altre aree della città, quindi Giarre purtroppo è un'area di passaggio, come lo è a maggior ragione anche la vicina Riposto, per cui noi dobbiamo attenzionare questi aspetti, lo facciamo con grande scrupolo. Chiaramente ci vogliono dei tempi, io quando ho fatto fare recentemente dalla Protezione Civile Comunale una relazione molto dettagliata. Abbiamo individuato aree di rischio che affronteremo in maniera urgente e parlo in particolare delle caditoie, almeno quelle dei flussi principali. Io vi anticipo che da qui a qualche settimana dovremo cominciare con la pulitura, ma a questo aggiungeremo ovviamente il discorso dei torrenti, aggiungeremo tutta un'altra serie di interventi che però necessitano ovviamente di tempi e costi molto più alti. Venerdì mattina incontrerò i dirigenti dell'ufficio tecnico e tutti i capi uffici che sono competenti in caso di pericolo e di rischi, proprio per fare un punto della situazione, proprio per capire come pianificare e organizzarci in vista di eventuali calamità.